Amici di Valdo TV, bentornati. Oggi siamo qui a parlare ancora della nostra amata squadra 3 Fotomeccanica Triathlon di Pederoba nelle piscine comunali di Valdobbiadene, perché proprio qui domenica 5 maggio 2019 si svolgerà l'Aquathlon di beneficenza organizzato proprio dalla squadra. Sono in compagnia del capitano Claudio Bolletta e del presidente Fabio Flora, al quale chiedo subito come è nata questa idea della manifestazione di volontariato con la squadra e da quanti anni va avanti. Beh, è nata da una collaborazione storica tra Mute Nuoto e A3. È nata con lo scopo benefico di raccolta fondi, quella volta lì 6 anni fa, nel 2014, per raccogliere soldi e fornire un pulmino ai disabili di Valdobbiadene che dovevano andare a vivere di Soligo alla nostra famiglia. Da lì poi si è evoluta la cosa, abbiamo visto che la manifestazione andava bene, perché abbiamo cominciato con 80 atleti il primo anno, siamo arrivati a 130, quindi è sempre in crescita, e quindi abbiamo continuato la collaborazione comune, piscine, Mute Nuoto e A3, e finché le cose continuano ad andare bene continueremo a proporla. Ci sono appunto un centinaio di media di atleti che girano intorno a noi, sono tutti amici della 3 o di società amiche a noi nei nostri campionati. È un bel entusiasmo generale che, oltre a portare un cospicuo aiuto finanziario alle casse, appunto per questi scopi chiamiamoli nobili, dà anche tanta gioia durante la manifestazione. Claudio, quindi vuoi un po' raccontarci di come si svolge questa giornata? Certamente, ora la giornata inizia alle 8 di mattina al ritrovo degli atleti, li consegniamo il poco gara di manifestazione, entriamo in piano vasca e per primo partono le donne, secondo parte le staffette, terzo i ragazzi, che i ragazzi fanno solamente dagli 7 ai 15 anni, fanno 200 metri a nuoto e 2 km a piedi, invece gli adulti e le staffette fanno 400 metri a nuoto e 4 km a piedi. Dopo la fine della manifestazione, che viene così fatta con una volta un po' ciccione come tristi, però così classifica un po' per dargli un po' di soddisfazione agli atleti, però è il nostro scopo, è la beneficenza. Dopo andiamo a mangiare tutti quanti la pasta fatta dai nostri alpini di Valdobbiadene, che volevamo ringraziare tanto anche, e dopo la fine della manifestazione abbiamo caso tutti quanti a vivo. E abbiamo anche degli sponsor della squadra, giusto, da ringraziare? Beh, certamente noi siamo sostenuti da un numero numeroso, per fortuna, di cospicuo di sponsor. Diciamo che il main sponsor è Fotomeccanica, che dà anche il nome alla squadra di triathlon. Abbiamo tanti altri sponsor che seguono tutta la galassia della 3, perché la 3 è uno sport group, cioè è una polisportiva, abbraccia il triathlon, che è la prima disciplina che è nata, ma si sono aggiunte poi il ciclismo e lo sci. E l'ultimo sponsor che è entrato nella grande famiglia nostra è l'Ottica Lio, che si è sposata bene con la nostra realtà, perché ha un numero di negozi distribuiti nella zona geografica dove i nostri atleti risiedono, si allenano, e quindi per noi è anche comodo come servizio. È chiaro che un ringraziamento perenne e costante va sempre ai nostri sponsor. Ringrazio allora i miei compagni di questa serata, e quindi, amici, se siete dei tipi sportivi, non sapete cosa fare, avete una domenica libera, il 5 maggio vi ricordo, avete tempo fino al 2 maggio per iscriversi e venite qui, no? Fate un po' di nuoto, un po' di corsa e poi mangiate la pasta, ovviamente, al prossimo servizio.